Ben ritrovati miei carissimi colleghi dissidiani, io sono Jul e oggi siamo tornati con un nuovo, emozionante, scalpitante video di evocazioni su Dissidia Opera Omnia. Quest'oggi in game hanno debuttato ufficialmente i primi personaggi con il nuovo livello 70 e in occasione di questo cambio di meta, perché di questo si tratta, abbiamo ben tre nuove ex, una nuova di pacca che è quella di Laguna e due ristampe, cioè quella di Water of Light e quella di Shantotto, pronte ad essere arraffate grazie ai nostri ticket e alle nostre gemme. Il video di oggi purtroppo non sarà in live per un semplice motivo: mi sono ammalata, ragazzi, ho l'influenza. Stamattina ho registrato l'intero video in live ed è venuta una schifezza perché era un continuo starnutire, avevo una voce inascoltabile, ero veramente messa male, per cui piuttosto vi rifaccio la telecronaca da capo adesso che bene o male ho sdormicchiato 2-3 ore e mi sento un pelo meglio. Allora, prima dorata di questo video, come vedete non ho tantissimi ticket, purtroppo è un periodo in cui non ho avuto tantissimo tempo per farmare, per cui i ticket sono quello che sono, ma vi devo dire che questa primissima dorata uscita è tipo l'arma più importante che potevo uscirmi da questo banner, che è la 35 di Water of Light. Come vi ho già spiegato e come avete avuto modo di vedere negli ultimi video di evocazioni, io ho un problema con le 35, nel senso che non mi escono. Io devo sempre andarle a comprare nello shop e mi sarei anche rotta le sbalotas di buttare via i red token ogni singola volta per queste benedette 35. Per cui sono stata estremamente contenta di aver trovato subito, papam, la 35 di Wall, il che significa red token risparmiati, il che significa ottima partenza. Qui tra l'altro abbiamo appena tirato fuori un'altra dorata, una 15 di Shantotto, e adesso vi dirò brevemente come sono messa con i personaggi, così vi fate un'idea. Di Ida non ho niente, ho una copia della 15 e 0 copie della 35, per cui più copie della 15 e almeno una 35 sono bene accette. Shantotto ho la 15 maxata, quindi l'arma che ho appena trovato dorata diventerà una Power Stone. Invece per quanto riguarda la 35 mi manca un pallino, e della EX ho già una copia. Mentre Warrior of Light è un personaggio del quale non ho praticamente niente, ho una copia della 15 CP che, se non mi ricordo male ragazzi, è addirittura la copia che ti davano al day one, che ti danno all'inizio del gioco. Penso che sia una funzione che è ancora attiva per chi inizia adesso a giocare. Avete presente all'inizio quando ti danno un ticket speciale che ti dà una dorata in automatico? Cioè o la 15 di Wall o la 15 di Vivi o la 15 di Rem. Ecco, io penso di avere una 15 di Wall che risale ancora al mio vecchissimo day one, per cui figuratevi. E per il resto 0,35 CP e 0 copie della EX. Obiettivi del banner: 35 CP di Wall, 15 CP di Wall, ex di Wall, in poche parole roba di Wall. Qui intanto è appena arrivata un'altra 15 di Shantotto, che purtroppo è la 15 CP che mi interessa meno del banner, ma subito dopo papamete numero 2 arriva un'altra 35 di Water of Light, e qui stavo festeggiando tantissimo perché doppia 35 che mi serve nel giro di un pugno di ticket, ragazzi, ero super estasiata. Vi giuro, per quelle 35 ho festeggiato tanto quanto avrei festeggiato per la EX. Ora però è tempo di cercare il tesoro finale. È tempo di aprire la caccia alla Ice Brand del Warrior of Light, ovvero la sua arma EX. Si parte con le gemme, come vedete ho nuovamente un numero di gemme che mi assicura un piti. Nuovamente preferirei non arrivare al suddetto piti e trovare la ex di Wall molto prima. E purtroppo c'è anche Shantotto, della quale vi dirò che mi interessa trovare altre copie, sono Power Stones risparmiate, ma preferirei senza ombra di dubbio trovare una copia dell'ex di Wall e salutare il banner e buonanotte ai sognatori. Mi maxo tutti e due a colpi di Power Stone. Ho attualmente più di 100 Power Stone, credo di essere sulle 106-107, per cui... Allora, prima molti, come vedete, c'erano due 15 che mi servivano, 15 di Wall e 15 di Ida. Armi che mi servono, van sempre bene, ovviamente noi da qua vogliamo cavar fuori la spadina di ghiaccio, quindi forza Karma, dammi questa benedetta EX. L'ultima EX che ho trovato in gioco, EX tra l'altro che non ho avuto occasione di mostrarvi sul canale perché purtroppo recentemente i contenuti su Dissidia sono alquanto facilotti, ragazzi, e questa cosa mi sta dando un po' di problemi. L'ultima EX che ho trovato è stata la EX di Zack,
Ho deciso di cercarla, di tirare qualche ticket gli ultimi giorni del suo banner e l'ho trovata. Poi ho trovato anche la ex di Leila, un personaggio con cui mi sto divertendo molto. Sì, questa per me è stata un'estate all'insegna della fortuna. Ho trovato tutte le ex che volevo, più anche alcuni sfizietti che mi sono tolta a colpi di ticket. E per cui mi piacerebbe molto che anche Warrior of Light si aggiungesse alla combriccola, anche perché Wall, diciamocelo, sarà l'assoluto protagonista di tutto il mese di settembre e probabilmente anche di parte di ottobre e di novembre, perché è di una potenza assolutamente smuovi continenti. Qui intanto ho fatto una seconda multi con Mono 35 di Warrior of Light, buona, almeno era la 35 di Wall. Questa decisamente meno buona, perché arriva una 15 di Tidus che non è stata assolutamente invitata alla festa. Tidus, cosa vuoi? E un'altra 15 di Wall. La 15 di Wall, se non altro, è quasi finita. Me ne dovrebbe mancare una copia e l'abbiamo finita. La 35 invece sono a quota 3. Quindi ottimo numero anche di quella. Qua procediamo. Chiaramente l'ideale sarebbe di non evocare oltre i 100, perché a 100, come sapete, si prende la Power Stone e in questo modo si ottimizza la spesa, perché almeno ci portiamo a casa anche un contentino. Qui arriva una 15 di Ida, una 15 del caro Wall, una 15 di Shantot, fin qua tutto bene. Poi arriva la 15 dell'infiltrato numero 2, Wakka. I personaggi di Final Fantasy X hanno deciso di venire a fare festa a casa mia per queste evocazioni. E quindi niente, un'altra fuori banner. Qui vado ancora di multi, questa è la multi per il centesimo, per i 100 G-Token, per cui la classica multi che di solito mi fa interrompere, non in questo caso perché la XD Wall la voglio a costo del Pity, ma comunque la speranza non è mai l'ultima a morire. Speravo magari qua di fare una bella multi e invece vi anticipo subito che non sarà affatto una bella multi, perché sarà la multi di Jesus Christ con doppia EX di Warrior of Light. Io ero lì, yes. Come i mali arrivano sempre in coppia, anche le fortune arrivano in coppia a volte, amici miei. E infatti questo è il caso, la perfezione, ragazzi. 25k si conclude con 100 G-Token, ex di Wall portata a casa. E adesso ci prendiamo anche la simpatica Power Stone dei 100 G-Token. Salutiamo il banner. Mi spiace per Ida, non ho trovato neanche una 35 di Ida. Vi giuro che una mi avrebbe fatto molto piacere. Vabbè, Ida, sarà per la prossima volta. Adesso, come di rito, procediamo con il maxing del caro Warrior of Light. Ma vi dirò che c'è un però. Dal momento che ho trovato due copie del Warrior of Light e, come vedete, strabordo di Power Stones, voi qui ne vedete 95. Ragazzi, io ho una cosa come 5 armi maxate da vendere, anzi, ben più di 5, perché ho ancora la 35 di Leila, la 15 di Leila, le armi di Zack da vendere, le armi di Sera da vendere. Lasciamo stare, ve l'ho detto, sarò all'incirca a 120-130 Power Stones, e non lo dico per esagerare. Per cui sapete cosa ho deciso di fare? Ho deciso di fare un esperimento. Io per ora, sino ad ora, non ho mai conservato i doppioni delle mie EX. Per quanto riguarda Warrior of Light, conservo un doppione della EX perché voglio vedere, quando uscirà il Meta EX Plus, se effettivamente sarà un gran guadagno. Questa leggenda, no? Che non si capisce se è una leggenda metropolitana o cosa, del conservare una copia della EX perché conviene, perché poi ti prendi un libro in più. Io non lo so quanto convenga, c'è chi dice di sì, c'è chi dice di no. Io nel dubbio mi tengo questo doppione. Qui, come vedete, vado a maxare, vado a cliccare su tutte le simpatiche abilità del mio guerrierino cornuto. Guerrierino cornuto che adesso dovrò allenare, perché lui sicuramente andrà al 70 e sicuramente gli sbloccherò il potenziamento dell'abilità 65 con la Bloomstone. Gli ho già preso anche lo scudo CP35 e gli comprerò anche l'altro scudo, anche lo scudo, quello più grosso, CP70 mi pare che sia. E niente, miei cari, questo è tutto. Io sono estremamente contenta di Wall e sono estremamente contenta anche di lei. Io ho cercato di non parlare di lei perché il focus del banner era chiaramente Wall, ma io sono anche un sacco entusiasta della mia Shantotina. Io amo Shantot e finalmente potrò giocare anche lei. Da quando è uscita la sua EX, ai tempi di Cloud, si parla di inverno scorso, non ho mai avuto occasione di provarla e adesso finalmente è arrivato il momento. Detto questo, miei cari, io vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi video di Dissidia. Buona fortuna a tutti e ciao!